come secondo intervento chiamiamo Ambra Baldini dello Spazio Mamme San Lazzaro, che ci parlerà di una sperimentazione su 26 coppie madre e bambino del progetto Biological Nurturing. Buongiorno a tutti. Vengo, non si sente? Sì, ecco. Non sono molto abituata a parlare. Ecco, perfetto. Allora, vengo a portare la nostra esperienza, ecco, non è assolutamente uno studio, è semplicemente un'esperienza. Siamo venuti a conoscere di questa pratica di allattamento e abbiamo pensato, io e la collega Paola Lenzi, di provare a proporla alle donne. Allora, che cos'è? Prima la dottoressa Quintero l'ha un po' anticipato, il biological nurturing è un modo naturale e semplice per allattare i bambini che sfrutta la gravità anziché contrastarla e permette al bambino di esprimere tutte quelle competenze innate che possiede per conquistarsi il seno materno e alla mamma di prendersi cura del suo piccino e di essere sensibile e reattiva ai suoi bisogni. Qui vediamo una bella immagine di una piccolina Thea che è adagiata sul ventre della sua mamma. Ricorda molto questa posizione, per chi non la conoscesse, la posizione che attuano tutte le ostetriche nel momento della nascita, quando viene proposto il bambino per essere o la bambina per essere allattata ancora in sala parto. Quando siamo venuti a conoscenza di questa pratica, leggendo gli articoli della Susan Colson, abbiamo iniziato a riflettere e da tempo ci chiedevamo perché alcune madri, nonostante attacco e posizione da manuale, sentono comunque dolore ad allattare e altre madri addirittura continuano ad avere la presenza delle ragadi. Quindi ci siamo poste delle riflessioni sempre più ampie e siamo arrivate a pensare che forse negli anni abbiamo esagerato, confondendo il sostegno all'allattamento con l'aiuto ad allattare. E ci siamo chieste quindi se non è più giusto sotto ogni aspetto rispettare le capacità e le competenze che hanno le madri e i bambini, senza che ci sia per forza un intervento esterno. L'obiettivo che ci siamo poste è stato innanzitutto vedere qual era il gradimento della posizione da parte della donna, è una posizione semi-reclinata, semi-seduta, e valutare, osservare la poppata ed eventualmente vedere se c'erano se i problemi che la donna ci portava erano risolvibili con questa pratica. Il metodo che ci siamo posti, appunto, abbiamo proposto questa posizione a 26 madri che si sono rivolte per consulenze individuali nel nostro servizio di pediatria territoriale di San Lazzaro di Savena da gennaio a luglio 2016, con figli di età compresa fra 5 giorni e 3 mesi. Lo strumento è molto semplice, uno strumento di raccolta dati anagrafici di madre e bambino, una breve anamnesi dell'allattamento, uno spazio per le nostre note e osservazioni e sul fondo pagina abbiamo applicato un piccolo questionario di gradimento con 5 possibili preferenze, le faccette sorridenti o meno, per chiedere alla madre appunto di apporre la crocetta su dove si era sentita, cioè dove si rispecchiava. I risultati che abbiamo osservato sono che sono stati per noi risultati molto positivi. Nelle 8 donne che si sono rivolte al servizio sulle 26 per problemi di ragadi, anche ragadi importanti e capezzoli dolenti, hanno riferito una notevole riduzione del dolore subito dal primo attacco e una guarigione delle lesioni in pochi giorni senza l'ausilio di altre creme o sostanze. Per 12 coppie madre-bambino con problemi di suzione invece abbiamo osservato un miglioramento netto dell'attacco e quindi conseguentemente dell'efficacia della poppata.
Per quanto riguarda i risultati di gradimento, quando abbiamo chiesto appunto alle donne come ti trovi in questa posizione, ad allattare in questa posizione, siamo state molto felici di vedere che le donne la trovano estremamente comoda. Soprattutto vedete in questa fotografia l'impegno fisico, quindi quello stress di cui parlava prima Sofia Quintero, la stanchezza fisica è limitata perché la madre non deve sorreggere il peso del bambino che, se pur piccolo, comunque è costante anche per 12 ore al giorno nel primo mese, per cui le madri sono più rilassate, non hanno dolori di schiena e di braccia, hanno un braccio libero e quindi possono poter anche leggere, usare l'iPad, mi ha detto una mamma, e questa posizione è stata trovata molto confortevole da parte delle donne che avevano già altri figli, soprattutto piccoli, perché avendo un braccio libero, essendo una posizione meno avvolgente, crea meno intimità con il piccolino e lascia invece l'opportunità alla mamma di abbracciare, di occuparsi anche magari del fratellino o della sorellina. Quindi una mamma, solo tre mamme alla nostra osservazione hanno riferito che trovavano la posizione poco comoda, più che altro perché l'hanno trovata difficoltosa per il posizionamento del bambino una volta a casa, quindi da sole, e una mamma è stato un fallimento, ci ha detto che assolutamente si trovava scomoda in quella posizione, ma l'errore è stato nostro e infatti è un limite di questa posizione, ovvero ci siamo resi conto che nei nostri ambulatori è difficile riuscire a proporre questa posizione a tutte le donne. Questa era una donna obesa e abbiamo avuto difficoltà proprio nel renderla comoda sulle poltroncine e sul lettino che avevamo a disposizione, quindi un limite sono gli arredi. Nelle nostre considerazioni finali, noi continueremo a proporre questa posizione perché ci siamo resi conto che l'attacco migliora tantissimo, le donne la gradiscono. C'è stata un'ottima risoluzione per i problemi di dolore al capezzolo, quindi noi sappiamo che più una situazione è piacevole, più la andiamo a ricercare, quindi faremo in modo di proporla per sperare che le donne che hanno dolore ne sentano sempre meno e quindi allattino il più a lungo possibile i loro bambini. E quindi insomma è uno strumento che volevamo condividere con voi perché è stato sicuramente positivo. Un grazie speciale a tutte le nostre mamme. E alla mia collega. Grazie. Effettivamente questa esperienza ci dimostra come, insomma, credo che l'importanza di avere apertura nei confronti delle varie esigenze delle mamme sia fondamentale. C'è la mamma che magari deve di fatto riprendere a lavorare a distanza e magari ci può sembrare strano, non opportuno il fatto che mentre allatti magari usi l'iPad per fare qualcos'altro, ma in realtà qualcuno è in questo stato di necessità, quindi non credo che vada valutato negativamente. Quindi tutto ciò che aiuta a dare alle donne più opportunità per poter proseguire l'allattamento credo vada nella direzione giusta, quindi grazie per questo bel contributo.